amiche, anzi buon pomeriggio perché questo video lo vedrete di pomeriggio. È un video creazioni, benvenuto autunno, un po' di colori autunnali nelle mie creazioni. Ora ve li mostro uno per uno, probabilmente alla fine del video troverete anche delle piccole clip di creazioni di qualche tempo fa. E niente, un bacio e ve li mostro uno alla volta, perline e soutache. Allora, parto in breve con le creazioni di cui trovate tutorial qui sul canale. Ho realizzato questo bracciale e questi orecchini con tecnica mista, soutache e cavetto d'acciaio e quindi procedo veloce. Vedete, ancora devo finire il retro. E questi li trovate sul mio canale, quindi chi fosse interessato, chi vuole replicarli, trovate il tutorial qui sul canale e metto tutto giù nell'info box. Mi raccomando, ragazze, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per avere tutte le notifiche dei prossimi tutorial, seguitemi sugli altri social, insomma, facciamo sì che questa nostra community cresca. Altro video in collaborazione e di cui trovate il tutorial qui sul canale. Ragazze, io lo ribadisco, un tutorial, anche se in collaborazione, è un tutorial valido che può essere realizzato in ogni caso e il fatto che i materiali siano stati ricevuti in regalo oppure no, non cambia assolutamente il risultato finale e la qualità, insomma, dei video. Almeno cerco di fare dei tutorial comunque in ogni caso validi. Non mi ricordo assolutamente, forse si chiamava, sì, Totem, di questo mi ricordo il nome, miracolosamente, bracciale Totem. Dopodiché passiamo a un altro tutorial perlinoso. Questo praticamente è il tutorial degli orecchini Sahara 2.0. È un tutorial che ho condiviso proprio di recente. Ed era un tutorial rivisitato, il mio primissimo tutorial, perché sono 4 anni che sono su YouTube, ho superato i 4.000 iscritti. E a proposito, grazie infinite a tutte quante voi che mi seguite. E quindi, visto che quel tutorial era stato registrato, rovesciato, insomma, non era comprensibile al massimo, ho deciso di farne una seconda versione inserendo anche dei decori. Quindi, insomma, trovate questo tutorial sul canale. Dopodiché, sempre con le perline, ho rifatto nuovamente questo anello, non mi ricordo il nome, perdonatemi, trovate di questo il tutorial sul canale. Me lo chiedono sempre in questi colori, con questi chaton favolosi, questi, io mi dimentico sempre i nomi, Golden Shadow, e quindi insomma l'ho rifatto. Carinissimo sempre, quindi di questo trovate il tutorial sul canale che ho creato in abbinamento ad un ciondolo che è questo. Questo ciondolo è uno schema che ho acquistato dalla bravissima Nunzia Scalpore. Non mi ricordo il numero, ve lo scriverò casomai qui in sovraimpressione o ve lo metto giù nell'info box. Lei lo propone. Al centro nel suo schema non c'è il rivoli, quindi io l'ho leggermente modificato e ci ho aggiunto il rivoli centrale. Questo schema è favoloso, grazie Nunzia, contentissima di averlo acquistato ed è veramente bellissimo in questi colori autunnali, abbinato, no, non abbinato all'anello, ci potrebbe anche stare, ma ci vorrebbe un po' di nero. Agli orecchini che però non ho ancora terminato, che fanno parte dello stesso kit, però in versioni diverse. Vedete, questo è vuoto, non l'ho ancora finito, però già lo so che finirò questo l'altro, dopodiché via, e non ve li mostro più. Invece ci tenevo a mostrarli. Quindi è uno schema a pagamento, però trovate tutte e due le versioni, secondo me validissimo, bellissimo. Ditemi voi ovviamente che ne pensate. Vi metto giù nell'info box il nome e eventualmente il canale di Nunzia dove potrete insomma contattarla. Dopodiché, ops, vi mostro anche questi che in realtà sono estivi, è stato il mio ultimo tutorial estivo.
questi sono gli orecchini Cancun, eccoli qua, questi sono i miei personalissimi e anche di questo trovate il tutorial sul canale, c'è una perla centrale incastonata e poi c'è tutto un lavoro attorno, direi che sono decisamente estivi, ma secondo me anche giocati in black and white hanno il loro perché. Se riuscirò poi per il periodo natalizio, vedrò eventualmente di montarne qualcuno con i colori più invernali. Dopodiché vi mostro, giusto perché c'è il tutorial qui sul canale, questi orecchini. Trovate il tutorial, vi metto sempre giù in basso, in cui ho creato questo modulino con, non ricordo se sono Gem Duo o Diamond Duo, vabbè. Comunque c'è il tutorial qui sul canale, dove praticamente si cuce poi questo elemento al di sopra della filigrana e creiamo insieme nel tutorial anche il pernetto, sempre con le perline e con la filigrana. Nonostante sia un tutorial in collaborazione, penso che se ne possa carpire il valore. Penso, e poi non lo so, poi me lo dite sempre voi. Io vado veloce, veloce, veloce. Sempre qui sul canale, ho condiviso questi orecchini, il tutorial di questi orecchini al soutache. È un tutorial realizzato in due parti perché è un po' lunghetto, quindi si fa prima la parte superiore e poi quella inferiore, e di queste trovate il tutorial sul canale. Vi ho promesso un altro tutorial qui sul canale anche di questi perché avevo fatto un giochino con scegli il tutorial e questa era la versione che aveva vinto, però vi farò anche questa versione, quindi state connesse e cliccate sulla campanella per le notifiche. Per vedere poi come faremo insieme l'altro orecchino. Quindi questo è un altro orecchino di cui trovate il tutorial. Io lo trovo favoloso, veramente, della serie Non sono di parte. Dopodiché ho realizzato dei semplici moduli base con dei cabochon in resina a goccia che ho fatto da me. Questi sono i primi e sono anche questi nei colori autunnali. Questa è una piattina che ho acquistato online, è morbidissima, però utilizzata insieme a una piattina più rigida di fil incanto, comunque dà un ottimo risultato. E questa piattina, ragazze, è luminosissima. Questo è il retro, questi li ho finiti, stranamente, sono riuscita anche a mettere il tag perché sono i miei e quindi li ho indossati. Questi qui invece, sempre realizzati con i miei cabochon in resina. Non li ho terminati, ovviamente non c'è il retro e ho modificato delle nappine e ci ho messo questo coprigoccia molto particolare, sembra un bocciolo. Casomai in un video consigli e dritti vi mostro come ho realizzato queste nappine perché in realtà non erano in questo modo, erano delle nappine fatte completamente in modo diverso. Molto sottili e io le ho unite, insomma, e ho realizzato delle nappine più cicciottelle per questi orecchini, che diciamo non sono proprio nei colori autunnali, però secondo me possono andare indossati perché comunque è un rosa, questa parte centrale è più scura ed il rosa non è proprio un rosa baby. E queste piattine sono tutte piattine beadpearless. Dopodiché passo con l'ultima creazione, dopodiché vedrete delle clip, che è questo che è l'ultimo ciondolo che ho realizzato. Lo trovate, no, non lo trovate da nessuna parte. Volevo dire, l'ho mostrato su Instagram e forse sulla mia pagina Facebook e nel gruppo Creare in armonia e libertà, se vi va di iscrivere, è un gruppo Facebook che gestisco io ed altre due mie amiche. Quindi, se vi va di iscrivervi, vi metto anche quello giù nell'info box. Iscrivetevi e condividete la vostra passione creativa. Quindi, questo è l'ultimo che ho realizzato. Vedete, ci mancano ancora insomma, i ganci. Ho messo questi elementi ramati. È interamente realizzata al bead embroidery ed anche il centrale
uno dei vari cabochon che ho realizzato io con la resina e i fiori secchi. Questo è il retro, l'ho finito proprio ieri sera, manca ancora il tag. E niente ragazze, quindi vi lascio con questi bellissima, io questa veramente l'adoro, io adoro l'unicità del bead embroidery, per carità anche la tessitura di perline, ognuna poi la rende unica, però veramente il bead embroidery, questo è un pezzo unico, cabochon fatto da me, cucito interamente da me, disegnino per quanto sia semplice realizzato da me. Ho deciso di fare questo intramezzo con un tocco così di color terracotta per richiamare un po' i colori del cabochon. Cioè, secondo me, tutte le tecniche creative sono belle, però ci stanno alcune che ci fanno spaziare e rendono unici i bijou. Quindi, ragazze, non vi fermate mai, non vi fermate mai, continuate sempre a sperimentare perché creare. E, come dire, è il sale della vita. Ora vi mostro anche questi elementi che ho realizzato, che devo assemblare e lo vedrete in un prossimo video creazioni. Sono tutte foglioline, foglioline delle, come dire, dei piccoli boccioli in tanti colori, foglie e boccioli che metterò insieme per realizzare un ciondolo. Non ho ancora idea di come l'assemblerò, ma li vedrete in un prossimo video creazioni. Ora vi lascio alle creazioni di qualche tempo fa. Ciao ciao! Come sempre, buona creatività a tutte. Un bacio! Buongiorno amiche, altro piccolo pezzetto di video. Sono tutti orecchini a soutache, rigorosamente senza retro, cioè nel senso che sono ancora tutti così e adesso li andrò praticamente a rivestire e poi dopo li devo portare con me a un, tra virgolette, a un incontro tra qualche amica, tra virgolette, cliente, e quindi già so che al volo farò i retri e ma stasera massimo domani mi incontro con le amiche, quindi prima insomma di portarle al vedere ed eventualmente di venderli volevo mostrarveli. Allora cerco, sono così proprio, ops, scusatevi, ve li mostro proprio così al volo, li ho appoggiati su un cuscino. Ecco qui, vediamo se riesco a mostrarveli. Ho utilizzato dei cabochon, questi sono di Monica Storchi, e poi ho utilizzato questi perni a fiorellino e ho utilizzato delle pietre dure. Trovo questi cabochon veramente deliziosi ed eventualmente, no, eventualmente, sicuramente vi metto giù nell'info box il link insomma, per contattare, per mettervi in contatto eventualmente con Monica Storchi. Mi scuso ovviamente per le mie unghie in uno stato disastroso. Quindi questa è la prima coppia. Altro paio di orecchini, questi forse su Facebook li ho mostrati. Sono questi, non ricordo di chi siano i cabochon, mi sono stati regalati ed anche questi realizzati però questa volta con questo piccolo pendente a perla e sono un colore molto insomma autunnale, sto cercando insomma di realizzare qualcosa autunnale. Altro paio di orecchini sono questi, sempre con il cabochon in pasta polimerica e questi elementi metallici. In questo caso il cabochon è stato realizzato da me e c'è questa pietra di cui non ricordo il nome, che è veramente, ragazze, bellissima. Cioè, queste pietre hanno delle screziature veramente favolose. Mi dispiace che, insomma, da questo video al volo non riesca a mostrarvele. Comunque, sono bellissime. Ecco qui, finito. Scusatemi, purtroppo il tempo è tiranno. Ve li mostro anche fatti, insomma, finiti il retro. Ed eccoli qua i nostri orecchini. Questi sono i primi con i miei cabochon. Questi sono gli altri con quelli di Monica Sturchi. Questi con gli altri cabochon
che non ricordo, mi sono stati regalati comunque da Linda Gioia, da una mia amica, ma non sono un po' di forbici. La mia scorta, ed eccoli qua. E questi che devo ancora fare il retro, ma ora corro e stacco tutto. Questi con i cabochon di Silvia Placuzzi. Perdonatemi, ma devo scappare. Ciao! Guardate che deliziosi, veramente. Sono secondo me delle chicche nella loro semplicità. Ciao! Rieccomi. Questo è un altro bijou, sono sempre io, ragazze. E piccolo pezzetto di video, volevo mostrarvi questi orecchini di cui ne ho realizzato due versioni. E questa ne è un'altra, non c'è tutorial di questi In realtà orecchini. questi Questi orecchini sono nati perché tempo fa avevo fatto, tempo fa, anni fa, gli orecchini maiolica, non so, della barra, non so se ve li ricordate, ecco. E quindi praticamente la persona voleva qualcosa di particolare che richiamasse un po' quello stile. E quindi io ho pensato di realizzare questi orecchini che sono leggermente, insomma, cambiano, ovviamente cambiano i passaggi, tranne questa parte iniziale, anche perché lì c'erano le half tila, qui invece ci sono le brick e quest'altre perline di cui non ricordo il nome. Vabbè, dettagli, quando monterò il video poi ve lo scriverò qui giù che perline sono. E quindi ho realizzato questi orecchini con praticamente le brick, con tutte le rocaille di lato O, poi queste perline particolari di cui al momento mi sfugge il nome, poi cipollotti, perle faccettate qui e cipollottini, quelli piccoli qua, i 2x3. Quindi, e poi ho utilizzato 15 e 11 0, non mi ricordo sinceramente, penso siano tutte della Miyuki. Penso di sì, decisamente sono della Miyuki. Non penso di aver utilizzato le Toho. Comunque niente, volevo mostrarveli, va bene, il retro è identico, perché comunque secondo me sono molto carini, sono estivi. Questa mi sa che è l'ultima creazione estiva che andrò a consegnare per la nostra amica Michela. Ovviamente non hanno un nome, non so se glielo darò. Comunque sono veramente carini. Mi sono divertita. Ah, ci sono anche le 8-0, dimenticavo. Sì, quindi diciamo che sulla falsa riga dei maiolica della barra ho deciso di realizzare questi orecchini. Sono veramente carini, sono più grandicelli perché mi ricordo quelli fatti con, insomma, con le half tila. E ovviamente mettendo perline diverse il giro viene completamente diverso, però poi l'impronta alla fine della maiolichetta è la stessa. Quindi vabbè, grazie sempre Anto per quel tutorial fantastico che io ho fatto nei colori estivi negli anni passati, ed adesso ho deciso di, insomma, di rivisitare, e cambiano tutti gli inserimenti, però ovviamente chi li vede, chi li osserva, ovviamente il richiamo della maiolica ci sta. E niente, questi sono gli orecchini deliziosi, e tutti nei toni dell'oro champagne e del blu e del bianco, decisamente estivi. Se riuscirò a fare un'altra versione, eventualmente ve la mostrerò, ma mi sa che con questo genere ho finito. Ciao ciao!